Se c'è un problema nel dialogo con le giovani generazioni è la nostra capacità di non saperli ascoltare, di essere inadeguati allo spirito del tempo. In quest'ottica Next Generation Now è un format che si pone soprattutto nella dimensione dell'ascolto. I giovani di Napoli prendono la parola per dichiarare le loro priorità sul futuro della città. Al Maschio Angioino, il progetto Giovani on Life, ideato dal Comune di Napoli e dall'Università Federico II, dà voce alle prospettive civiche dei cittadini fra i 18 e i 35 anni, ponendo le istituzioni in ascolto delle loro istanze. La prima campagna elettorale del Forum dei Giovani, abbiamo avuto una risposta importante, 5 liste di ragazzi e ragazze che si sono candidati per far parte del Forum dei Giovani e oggi ci sarà vero e proprio l'inizio della campagna elettorale. Stiamo chiedendo ai giovani di essere protagonisti del dibattito pubblico, dialogando con le istituzioni e facendo sentire la loro voce attraverso i candidati del forum dei giovani di Napoli, ma anche attraverso le associazioni culturali impegnate sul territorio per valorizzare i giovani in quanto la risorsa più importante, straordinaria del territorio. Un format cross-mediale pensato proprio con i linguaggi dei giovani nei media da loro più fruiti come Instagram ed altri social media. Si è creato un dialogo attraverso quelli che sono i mediatori simbolici che riescono a parlare con la generazione Z, ovvero dei cosiddetti creators digitali che faranno delle discussioni con l'assessore Chiara Marciani per raccontare come immaginano loro la Napoli del futuro, cos'è che veramente manca, cosa gli piacerebbe avere, e su questo, insieme con i commenti, le critiche raccolte nella rete da tutti i giovani, l'assessore cercherà di ricostruire e quindi di prendere degli insight utili per costruire le politiche giovanili del futuro di questa magnifica città che è Napoli. Il progetto nasce nell'ambito del premio Città Italiana dei Giovani 2023, promosso dal Consiglio Nazionale Giovani e vinto dalla città di Napoli. 4 gli incontri nella storica Sala dei Baroni nei giorni 4, 5, 18 e 19 dicembre. Noi vorremmo che attraverso il forum ci fosse un avvicinamento alla sana politica, alla politica che può dare delle risposte concrete a quelli che sono i fabbisogni dei giovani della nostra città e quindi un coinvolgimento di tanti giovani in maniera concreta e appunto attraverso questo strumento del forum può essere, noi ci crediamo molto, uno strumento importante di valorizzazione anche di una forma democratica molto importante.